Un incubo durato 4 mesi è la risultante di un caso di stalking registrato a Caltagirone, al quale ha posto fine con un provvedimento esemplare il GIP del Tribunale Marcello Gennaro. Vittima di un'assurda furia possessiva del suo fidanzato, una giovane ragazza di 21 anni. Il suo stalker, di poco più grande, 23, non è mai riuscito a rassegnarsi per la fine della loro avventura d'amore. Minacce, pedinamenti e perfino persecuzioni a danno di amici e compagni di scuola della ragazza. Allora mi ha alzato le mani, mi sputava addosso, mi ha buttato più di una volta contro il muro, mi teneva per il braccio dicendomi: ormai noi due dobbiamo parlare, non vai a nessun posto, ora stai con me, devi parlare con me. E mi ha sputato addosso, poi per non dire tutte le parolacce che mi dicevo. Nonostante a me, ma anche alle mie amiche, due mie amiche, che per onde evitare che me le dava a me, purtroppo l'hanno prese loro. Non è facile parlare di stalking, un reato associato più di tutti gli altri al mondo femminile. Intanto per questa giovane ragazza che ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine per porre fine a 4 mesi di incubi persecutori, ecco i suoi stati d'animo. Allora, per lui niente, cioè sono soddisfatta che almeno qualche cosa di positivo sta uscendo. Però adesso mi sento un po' più rilassata, non proprio al massimo, però più tranquilla. Cioè che già posso stare più tranquilla quando esco oppure quando sono in compagnia delle mie amiche. Già più tranquilla sono. La ragazza si era rivolta agli agenti della Polizia Stradale di Caltagirone per denunciare il caso, conclude il comandante della Polstrada di Caltagirone, Emilio Ruggeri. Ma in effetti il reato di stalking ormai è un reato molto diffuso in una città come questa. Noi invochiamo sempre tutte le forze dell'ordine, le istituzioni, che la gente possa rivolgersi appunto all'istituzione per far giustizia e soprattutto per cercare di essere tutelati in tutti i sensi. Oggi è un momento in cui una ragazza riprende a sorridere dopo tanti mesi che ha pianto.